E buonasera al Torinlaino. Che è successo al Milan? Che è successo al Milan? Ha perso contro l'Udinese. Questa è maglia storica di De Paul. Ha perso contro l'Udinese. Contro l'Udinese 3-1. Milan ha annientato stasera. Milan ha annientato. Sconfitta meritata. Grande partita dell'Udinese. Milan che l'ha messa sulla caciara alla fine, con qualche falletto per far innervosire, perché ormai se n'è andato di testa. Milan battuto. Ah, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Allora, come sempre andiamo a analizzare la partita. Lo facciamo con le statistiche, per vedere se quello che abbiamo visto in campo, come so, come dico sempre io, vediamo se equivale alle statistiche o meno. Allora, 36% di possesso palla a 64 a favore del Milan. Possesso palla che si è rivelato ovviamente inutile, sterile. Non è che chi ha il pallone vince la partita, no, devi fare gol. 14 tiri a 10, 5 tiri a 6. Da questo punto di vista, partita totalmente equilibrata. 6 tiri fuori a 3. 93 attacchi a 140 a favore del Milan, 40 attacchi a 60 a favore del Milan. Allora, pericolosi. Statistica che questa volta non, e dico non, rispecchiano quello che si è visto in campo. Perché l'Udinese stasera era più organizzata. Il Milan, secondo me, ha patito anche l'assenza di Theo Hernandez, che sulla fascia sinistra dà una spinta in più alla squadra, che a volte è metronomo di una partita, Theo Hernandez. Molte volte se Theo Hernandez gioca bene, gioca bene anche il Milan, vince, altrimenti no. È successo, è successo. Non è, non è così, attenzione, non è che se Theo Hernandez gioca male il Milan non vince. Però in alcune prestazioni, data l'importanza del giocatore, sicuramente un'assenza importante. Perché il Milan Ballo Touré, io l'ho visto malissimo stasera e non ho visto su quella fascia praticamente malissimo, malissimo, perché anche Leao non l'ho, praticamente stasera non l'ho visto neanche stasera. Un giocatore che sta calando. Sarà tante situazioni, sarà che si è rotto le palle, sarà che non è in forma, perché non è che un giocatore può giocare sempre bene, ha fatto comunque 6 mesi alla grande, ha fatto l'anno scorso, praticamente ha vinto quasi da solo il campionato, ci sta un calo, cioè non lo metto in dubbio. Però infatti dicono che in queste ultime partite Leao è inesistente. E quindi quando la fascia sinistra del Milan, quindi Theo Hernandez, Leao, Theo Hernandez non c'era, il Leao non gira come deve girare, e il Milan ha difficoltà, perché dall'altra parte Calabria è subentrato, poi Bennacer ha fatto il suo a centrocampo, anche se comunque l'Udinese passava spesso, perché Tonali anche stasera non era molto in forma. Poi davanti c'era Zlatan Ibrahimovic, che comunque il suo l'ha fatto, il rigore l'ha segnato, e il Milan ha una panchina corta. Sul 3-1, al momento di ribaltare la partita, sono entrati Krunic, Origi, Rebic, De Ketelaere, Calabria. Panchina corta in che senso? Non che non ha giocatori. Non ha giocatori, in questo momento della stagione, secondo me, che possono dare una mano alla squadra. De Ketelaere, zero totale. Ma sotto zero, sotto zero, si incaponisce col pallone, lì ha fatto 2-3 volte, ha cercato, ma non è cazzo suo, non è cazzo suo. Krunic, prova in colore. Rebic, prova in colore. Calabria, prova in colore. Certo, non è che mo perdi 3-1, entra sta gente e ti risolve la partita. Però ci vuole gente fresca, in grado di poter ribaltare una partita. Questo è quello che penso io, eh. Poi voglio dire un sacco di cazzate. Può darsi pure che sono un sacco di cazzate quello che sto dicendo. Ma io in questo momento, non che l'Udinese fosse migliore del Milan. L'Udinese ha giocato una partita
organizzata, l'Udinese è stata più organizzata e è stata più corta tra i reparti, perché la chiave tattica di questa partita è stato il centrocampo. Nessun difesa, attacco, ripartenze a specchio, no. 3-5 di Udinese, 3-4-2-1, 3-4-3, diciamo così, il Milan, 3-4-2-1, il Milan. Quindi non era uno specchio le due squadre. Tatticamente l'Udinese l'ha vinta a centrocampo perché schierava i 5 di centrocampo con i due esterni pronti a tornare in difesa, a far diventare la difesa a 5, ma l'Udinese l'ha vinta lì la partita perché era più concentrata, arrivava proprio sul pallone, arrivava prima sulle seconde palle, ha avuto più cattiveria e fame di andare a vincere una partita. Benassere e Tonali sono andati in difficoltà perché i due di centrocampo, i due esterni, quindi Ezebue che ha segnato e Udogi erano, non dico imprendibili, ma creavano superiorità sia in fase di difesa che in fase d'attacco. E l'Udinese ha vinto la partita a centrocampo. Poi ha segnato Pereira, ha segnato Ezebue, ha segnato Beto. Una partita che secondo me alla fine comunque l'Udinese ha meritato di vincere. Stop, stop, stop. Quindi il Milan ha perso una ghiotta occasione perché domani noi, la Lazio, ci giochiamo il derby. Quindi Lazio e Roma comunque si scannano. O vince uno, vince l'altro, o finisce in pareggio. In questo caso la Lazio rimane sopra al Milan, quindi rimane tra le prime quattro. Ed è stata fondamentale per noi cercare in tutti i modi di vincere il derby. La Roma, in caso di vittoria, si porterebbe a 50 e scavalcherebbe in un solo colpo Milan e Lazio, quindi andrebbe a terzo posto, o secondo, dipende dall'Inter. Comunque la Lazio sotto, che rimarrebbe al terzo e al quarto posto. Il Milan è quinto in questo momento, a meno che la Roma perde il derby. Se la Roma perde il derby, il Milan rimane quarto. L'Atalanta ha vinto e è a 45. C'è la Juventus che potrebbe andare a 41. Attenzione, che è lunga ancora. C'è anche la Juventus. È lunga ancora. Perché dall'Inter alla Juve ci sono 12 punti che potrebbero diventare 9 in caso di vittoria della Juventus. Comunque, l'obiettivo per noi, anche per il Milan, è il quarto posto. Arrivare in Champions, il quarto posto. Il minimo obiettivo è il quarto posto. In questo caso, il Milan rischia di perdere il quarto posto. Perché? Perché stasera ho perso. Ma vi rendete conto? Io voglio soffermarmi su un giocatore. Ma vi rendete conto di Cathelaer che è un bidone? Cioè, esploderà, ma non è scarso, cioè è entrato, ha toccato 10 volte la palla, ha persa 11. E a un certo punto, no, vi faccio vedere. Arriva la palla a De Ketelaere, arriva la palla qua, compagno di fronte, contropiede Udinese, che per fortuna non è finito in gol. 3 contro 2, 3 contro 2 il contropiede. Non puoi perdere quelle palle. Gesù, ma stavi attaccando, ho capito, però, cioè, sono cose elementari, cioè c'è il compagno di fronte da servire a 1 metro, non c'è bisogno che al limite dell'area in mezzo a tre vuoi per forza girarti, cioè non ha proprio il senso di quello che fa De Ketelaere, cioè veramente mi preoccupa. 35 milioni buttati nel cesso proprio, io lo darei a giugno però, cioè, non ha fatto più danni che il resto, non ha dimostrato niente. No, oh, siamo a marzo, cioè da agosto non ha fatto una partita buona. Cioè, quante partite sono? 27 partite, una più merda dell'altra. Cioè, è un dato di fatto, ragazzi, è un dato di fatto, è il peggiore in campo. Sempre, sempre, sempre. Pure quando c'è l'occasione di fare gol davanti alla porta, quelle 2 o 3 volte che è successo, le ha sbagliate. Poi oh, sarà l'anno brutto, l'anno prossimo esploderà. Però cazzo, cioè, i fatti sono che questo giocatore doveva dare una mano per raggiungere un obiettivo. Cioè, oh, la stagione non è finita, attenzione, cioè, il Milan è in corsa per la Champions League. Mi sembra in corsa per la Coppa Italia, credo. E c'è il campionato che può, per arrivare in Champions League. Non è finita, però io parlavo del giocatore, poi non è chiaro, il Milan è in corsa su tutto, cioè, non è che sono da colpa al Milan. Il Milan, vediamo, le ultime partite. L'ultima partita, dove sta la classifica? Siuri. Il Milan ha fatto. Non vince da 3 partite, ha perso con l'Udinese.
ha perso con Salernitana e ha perso a Firenze. Ha vinto con Atalanta e Monza. Male, male, perché la Lazio non perde da 4 partite, è quella più in forma di tutte, praticamente. Nelle ultime partite la Lazio è quella più in forma, poi c'è l'Inter. Il Napoli che ha perso contro la Lazio, la Juve che sta arrivando, l'Atalanta che sta arrivando. Vabbè, comunque, cari milanisti, mi dispiace, ma la sconfitta è meritata. Complimenti all'Udinese, clamoroso alla Dacia Arena. Udinese batte Milan 3-1. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Forza Lazio, domani c'è il derby. Tutun tutun tutun.